Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Nel corso dell'intervista rilasciata in diretta web a casa Chi, Edoardo Tavassi ha raccontato una volta per tutte se lui ed Antonella Fiordelisi, ma in particolare con Edoardo Donna Maria, si siano più rivisti e parlati dopo il GF VIP 7. Una foto rubata al party Endemol pare ritrarli in una lite o chiarimento. Qual è la verità? Finalmente i telespettatori rimasti fedeli agli ex concorrenti dello spiato appartamento di Cinecittà anche dopo la finale, chiusa con la vittoria di Nikita Pelizzon, hanno ricevuto la risposta tanto attesa sull'amicizia tra Edoardo Tavassi ed Edoardo Donna Maria, è ancora salda? L'ultimo non segue nemmeno l'altro online. Edoardo Tavassi e Edoardo Donna Maria, è successo dopo il GF VIP. Prima i giornalisti hanno preferito fare un po' di sana ironia. Se sento la Bruganelli, ogni giorno andiamo a far colazione insieme, aperitivi immancabili. Dice che ho incattivito il gioco? Ognuno interpreta in base alle sue visioni. Mi dicono che ho portato divertimento o che sono manipolatore. Se un amico mi chiede un consiglio glielo do. Posso dare la mia idea, ma poi sono loro che scelgono, ha raccontato facendo un chiaro riferimento a Donna Maria e tutte le volte in cui si è rivolto a lui dopo aver litigato con la fidanzata. Se ho sentito Edoardo Donna Maria o Antonella Fiordelisi? Lui, ogni tanto, manda messaggi tipo guarda che bello questo momento. Mi manda video che magari mi ero dimenticato. Ha iniziato Edoardo Tavassi e i fan dell'amicizia con l'ex volto di Forum hanno tirato un sospiro di sollievo. Poi però il finale inatteso e che li ha confusi ancora, ci scambiamo ricordi su WhatsApp, ma non l'ho sentito in realtà. Insomma, si sono sentiti per modo di dire. Nessun riferimento alla foto sospetta di qualche giorno fa per il momento.